Altro stop per la Pistoiese. Arriva il Garilli di Piacenza, dove gli arancioni non hanno mai vinto nella loro storia e così il tabù non viene infranto. È stato il gol di Di Cecco al 78esimo a regalare la vittoria alla squadra di Franzini, che continua a coltivare il sogno playoff, obiettivo che sembra scappare sempre di mano alla compagine di Remondina. La prestazione di Minotti e compagni non è stata delle migliori, tiri dalla distanza, poco mordente, ad un primo tempo equilibrato sui ritmi molto lenti si è contrapposta a una ripresa più dinamica, ma la Pistoiese è stata debole un po' in tutti i reparti, soprattutto a centrocampo, privo di idee, e in attacco, dove Rovini, Bellazzini e Sparacello non sono mai riusciti a creare azioni pericolose, in grado di poter far male dalle parti di Miori. Gli arancioni erano chiamati a dare continuità dopo la vittoria contro il Siena ed invece hanno incassato un pesante KO che li tiene ancora nel limbo, alternando buone prove ad altre deludenti. Qual è la sua vera identità? Si chiedono i tifosi. E in questo momento delicato non aiuta nemmeno il cartellone delle prossime sfide. Sabato al Melani arriva la capolista Alessandria, che certamente non è la migliore avversaria da affrontare. Poi ci sarà la trasferta a Como, di nuovo in casa con la Cremonese e ancora di scena ad Arezzo, un calendario che mette paura. Punti cercasi in casa arancione per una salvezza ancora tutta da conquistare.